Aveva 8 milioni di euro in contanti suddivisi in mazzette di 20, 50, 100 e 200 euro, a volte in buste riportanti scritte varie annotazioni. Ma di professione fa il medico operante nel settore previdenziale e non è riuscito a giustificarne la provenienza. D'altra parte, in linea generale, è complicato immaginare che qualcuno possa conservare nella propria abitazione, sebbene all'interno di un vero e proprio caveau occultato dietro a un armadio, una cifra così ingente. La scoperta è stata fatta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività di controllo scaturita da una verifica fiscale. Grazie all'accesso domiciliare autorizzato dalla Procura della Repubblica Plontina, data la coincidenza del luogo di esercizio presso l'abitazione, ovvero nel comune di Santa Maria la Carità, e in forza degli indizi di evasione fiscale, i Baschi Verdi hanno rinvenuto un locale occultato dietro a un armadio, appunto, adibito a caveau, all'interno del quale è stata scoperta l'ingente quantità di denaro in contanti. È immediatamente scattato il sequestro non solo della somma di denaro sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dal medico che operava nel comune di Pompei e anomala sia per quantità sia per le modalità di conservazione, ma anche di tutta la documentazione attinente alla sua attività professionale, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata che aveva autorizzato l'accesso domiciliare. Il sequestro preventivo del denaro contante è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, considerata la più che ragionevole provenienza illecita dello stesso e ricorrendo concreti e specifici indizi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e comunque del reato di ricettazione.